Ogni delegato degli otto gruppi, ciascun gruppo verrà a esporre agli altri gruppi, quindi non tanto ai professori, ma condividerà il frutto della discussione tra questi gruppi eterogenei che abbiamo costituito appunto misti delle varie classi, delle varie scuole, e auspicabilmente magari verrà fuori qualche punto di discussione. Allora, iniziamo per ordine, va bene, con il gruppo A. Allora, noi avevamo l'articolo 3, gli studi dei minori, che era quello sugli eserciti, che inizia dicendo che sempre gli eserciti permanenti devono essere aboliti, cioè perché essi minacciano continuamente di guerra gli altri stati, essendo sempre pronti a intervenire armati a tutto punto. E noi abbiamo fatto delle riflessioni, dei collegamenti, e abbiamo individuato dei quattro punti principali in questo articolo. E tipo, Silvia aveva collegato... Allora, io avevo collegato la parte iniziale di questo articolo al principe di Machiavelli, perché in un capitolo appunto dell'opera di Machiavelli si parla del ruolo del principe, che deve essere sempre pronto ad una eventuale battaglia, ad un eventuale scontro con un'altra potenza, e quindi avevamo fatto questo piccolo confronto. Sì, poi io avevo letto questo scorso l'obbedienza non c'era di più, e Don Milani, quando fa appunto gli esempi da un punto di vista storico di tutte le guerre, nelle guerre si chiede quindi chi aveva bisogno dell'esercito o chi non ha bisogno dell'esercito, e lui dice che l'esercito non può essere detto un esercito per la pace, perché appunto, come conclude Kant, in quanto esercito promette una guerra, anche la difesa è una guerra. Poi quindi questo l'abbiamo collegato anche, secondo alcuni teorici di questa politica, lo Stato anche impone in quanto esiste un predominio e quindi uno scontro verso il popolo e un senso di dover dominare un popolo in quanto proprio esiste come istituzione. Può essere lo Stato migliore di tutti, l'esercito che ha i più buoni propositi, però in quanto proprio esiste ha questi propositi, come per esempio la NATO, ne abbiamo discusso anche in classe anni fa, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che la NATO ancora esiste, ma perché esiste? Come difesa, ma in quanto esiste predispone già un attacco. E quindi questo era il primo punto che abbiamo individuato. Il secondo punto era sulle spese militari, abbiamo fatto varie riflessioni su questa cosa. Poi un altro punto è quello sul fatto che assoldare degli uomini per uccidere li fa andare sia oltre la legge dell'umanità presente in ognuno di noi, ma anche semplicemente li fa diventare macchine. E quindi questo l'abbiamo collegato sempre con Don Milani quando dice che l'esercito in realtà è la rappresentazione solo di un'elite, che anche il popolo che combatte, comunque combatte non per i propri interessi, ma per gli interessi della classe dominante. E quindi sono uomini macchine, servi dello Stato. E poi alla legge morale. Quindi un uomo che viene assoldato per uccidere un altro uomo va contro la propria legge morale. Come abbiamo studiato in Kant, questa è innata, e avevamo fatto anche un confronto, una differenza con ciò che invece dice Hobbes, dicendo che homo homini lupus, quindi l'uomo è lupo per l'altro uomo, quindi c'è sempre questo rapporto di scontro con gli altri, ognuno vuole prevalere sull'altro, quindi è sempre un rapporto violento. Sì, ci siamo anche chiesti se questa è veramente una cosa che è nata nell'uomo, questo scontro, oppure nascere dai bisogni sociali, quindi dalla competizione del mondo capitalista, in generale dalla competizione, dallo scontro proprio sociale, e quindi poi questa diventa una cosa antropologica e proprio nata nell'uomo in un secondo modo. E l'abbiamo collegato anche ovviamente alla guerra in Palestina, sul fatto che questa costante minaccia di guerra, questa diciamo anche spinta verso l'odio da parte di un potere, che in questo caso è Israele, e porta al disagio, che porta all'odio, che quindi poi necessariamente porta alla guerra. E questo conclude l'articolo dicendo che tutt'altra cosa è l'esercitarsi a piani volontari e periodico dei cittadini, che abbiamo collegato appunto dal punto di vista storico della rivoluzione francese,
e poi ovviamente la resistenza italiana che Don Milani identifica come l'unica guerra giusta, se la guerra giusta esiste, perché è fatta dal popolo per una liberazione del popolo stesso e per avere un ruolo all'interno della società. Abbiamo collegato anche il diritto allo sciopero, che è quello che abbiamo argomentato. Bene. Nel quarto articolo preliminare di Per la pace perpetua, Kant denuncia il rapporto tra finanza e guerra, affermando che in contesto bellico gli stati si indebitano sia per l'acquisto di armi o per la perdita della guerra stessa. Ciò provoca inevitabilmente il bisogno da parte del governo di incrementare le tasse, ledendo il benessere della popolazione. Anche in caso di bancarotta, gli stati creditori ne risentono, poiché si troveranno un buco nella propria economia. Vediamo come ci è successo nel corso della storia. Allora, un esempio principale è quello comune dell'Ucraina, perché diciamo che si parla di invio di armi, però mica le armi le mandiamo gratis. Quindi quando finisce la guerra, in senso, finirà. Diciamo che gli ucraini dovranno distanguarsi per ripagare il debito che hanno con la Russia. Agli stati che ha invaso, o diciamo come la Germania della prima guerra mondiale, che quando è fuggito del nazismo, l'impero tedesco, diciamo che è stata l'iperinflazione della storia, che poi comunque socialmente ha contribuito all'ascesa del nazismo. Quindi della resta, l'istigazione al tradimento, nello stato con cui si in guerra, eccetera.
prevalente del popolo palestinese e quello israeliano, che non aveva ancora una sede. Come abbiamo notato, comunque, come sappiamo, Kant struttura l'opera in tratta di tre articoli. Parla del diritto interno o civile, ovvero che rileva i rapporti tra gli uomini. Diritto internazionale, che tratta gli atteggiamenti tra i vari stati, la congregazione. E poi ci parla di diritto cosmopolitico, ovvero rapporti tra uomini e stati. Noi in particolare abbiamo parlato del cosmopolitismo, ovvero Kant con cosmopolitismo appunto non intende solo un rapporto tra stati e uomini, ma anche tra uomini e uomini, quindi riprende anche i comportamenti che i uomini devono esercitare tra di loro e ci invita a una politica di ospitalità. Questo perché la Terra non è sferica, cioè è sferica e non è finita, quindi ci vuole ospitalità e libertà di espressione in modo tale da convivere bene con tutti gli altri e anche con noi stessi. Con la politica di ospitalità Kant ci invita anche a non andare contro lo straniero e non farlo sentire nemico perché subendo un territorio che è. Leggendo il trattato per la pace perpetua di Kant ci siamo soffermati su alcuni articoli che hanno spinto in noi una riflessione critica. E primo per tutti ci ha colpito l'articolo della parte preliminare dove Kant afferma l'abolizione degli eserciti permanenti. Infatti noi ci chiediamo perché lo Stato italiano e gli altri Stati che sono relativamente in uno stato di pace che è garantito dalle altre, teoricamente dalle altre organizzazioni mondiali, quali l'Unione Europea e l'ONU, perché debba investire continuamente nel mantenimento di questi eserciti permanenti e soprattutto perché noi abbiamo un costo interno lordo come tutti gli altri paesi, l'Italia spende il 5,5% del PIL per gli eserciti permanenti e non nelle forze armate. Le forze armate dovrebbero essere quelle che... la morte di altre persone civili, perché alla fine delle guerre sono sempre i civili che ci rimettono, come stiamo facendo lo stesso errore in Palestina con la striscia di Gaza. Lì vive una popolazione che sono tra i più dimenticati del pianeta, veramente gli ultimi tra gli ultimi, e noi lì stiamo contribuendo alimentando un genocidio, una distruzione di massa dove ci sono bambini che stanno morendo, bambini che non hanno più né genitori, hanno perso intere famiglie, veramente una cosa molto brutta. E quindi il governo inoltre mandando armi non fa altro appunto che alimentare il conflitto e cade poi in contraddizione perché la nostra carta costituzionale dell'articolo 11 ci dice che l'Italia ripudia la guerra, quindi per me questa è una palese contraddizione. Proprio a questo proposito Kant si chiede nel primo articolo definitivo per la pace perpetua quale sarebbe la risposta dei cittadini se gli venisse chiesto in prima persona se fare o meno una guerra. Che sarebbe anche E Kant conclude dicendo che se appunto gli facessimo questo interrogativo ci penserebbero su varie volte prima di dire sì o no, poiché una guerra non comporta semplicemente il fatto di andare a combattere in prima persona, ma anche un blocco politico ed economico dello Stato stesso. E Kant conclude che lo Stato che deve essere usato per comandare un'intera nazione, un intero agglomerato di cittadini è lo Stato repubblicano, che si basa sulla divisione tra potere legislativo, giudiziario e esecutivo. Del secondo articolo definitivo per la pace perpetua, partendo da appunto una frase, ed è: una lega di popoli non dovrebbe essere uno stato di popoli, in quest'ultimo ci sarà il rapporto di un superiore che applica le leggi con un inferiore che obbedisce. Questa citazione si basa sulla legge naturale, che la legge sia del più forte. Per questo abbiamo capito che non può essere la forza il principio che lega i popoli, ma bensì la ragione. Secondo il nostro pensiero, quello che dice Kant è utopico. Infatti, lui pensa che si possa raggiungere la pace perpetua con un grande sforzo. Ai nostri giorni, invece, è difficile che gli stati rimangano in pace tra loro attraverso la mediazione.
Povero cane. Noi abbiamo parlato invece del terzo articolo dispositivo della pace perfetta, in cui Kant espone il diritto cosmopolitico, cioè il diritto dei popoli stranieri ad approdare, quindi ad arrivare a una terra altrui senza essere toccati da nemici. Infatti Kant scrive che se ci sono le condizioni tali in cui un popolo può rimanere in questo, diciamo, in questa terra altrui, deve essere trattato in maniera civile. Infatti Kant spiega che in uno stato naturale, cioè in uno stato in cui l'uomo non è civile, quindi diciamo che non adopera quelle che dovrebbero essere le leggi per il rispetto comune, spiega appunto che lo straniero deve adeguarsi per rispettare, quindi cioè deve rispettare la terra in cui è, così come chi è origine di questa terra deve rispettare lo straniero, in modo tale che si creano dei traffici commerciali tali da formare una costituzione cosmopolitica. Infatti parla proprio di questa costituzione tale da rendere due popoli diciamo vicini e coesi tra di loro. Infatti la terra è, diciamo che è di tutti, non vi è qualcuno che ha maggior diritto di rimanere proprio su un territorio appunto di origine. Infatti diciamo che cioè, questo è quello che spiega Kant. Infatti bisogna pensare ad esempio a tutti quei popoli che devono emigrare via terra o per il deserto. Infatti ad esempio Kant spiega il cammello infatti è la nave del deserto, ovvero il mezzo che gli stranieri hanno per attraversare diciamo le terre, per trovare diciamo delle condizioni di vita migliori, perché sperano di poterne trovare appunto nei paesi in cui vanno ad approvare, anche se spesso non è così. Proprio per questo Kant vuole spiegare che per arrivare a questa reciproca fiducia per la pace perpetua bisogna partire proprio da questo valore della solidarietà. Volevo soffermare soprattutto nella differenza che abbiamo dalla Italia mistica alla nostra, perché nell'Italia mistica l'ospitalità costituisce un valore etico-religioso altissimo, perché lo Xenos, per l'appunto l'ospite, era protetto da Zeus. Questo valore è presente in molte geografie teatrali, anche come nelle tragedie di Eschilo, le Sulpici. Donne e barbare, esuli che fuggono dall'Egitto verso Argo per trovare l'ospitalità del re. Il re esita dinanzi alle donne per paura di scatenare una guerra con gli anziani, ma il re sa che non potrà mai interstellare le sue scritte dell'ospitalità. Quindi, dal mondo greco ad oggi, il diritto dell'ospitalità sta andando progressivamente a mancare. Oggi poniamo dei limiti, delle barriere tra di noi e lo straniero. Noi non esistiamo più come popolo abitante della terra, non siamo più confini, ma formiamo stati che più volte all'interno degli stessi vi sono le popolazioni che si trovano. Diciamo che la nostra discussione è iniziata con un interrogativo: perché la guerra è più facile rispetto alla pace? Kant nel primo supplemento, dove della garanzia della pace perpetua, ci dà delle soluzioni, ma anche in realtà degli interrogativi, secondo me. Lui dice che affinché uno Stato, cioè gli Stati, anche se la natura ci porta già in uno stato di guerra, perché ci parla di come gli Stati abbiano due principali, diciamo, scontri per loro, ovvero la lingua e la religione. Ma nonostante questo ci parla di come il progredire della cultura dovrebbe arrivare a portare gli stati a questo equilibrio tra queste due rivalità. Ora, io non so se quello che dice Kant è veramente possibile, cioè se queste alleanze di cui lui parla siano davvero la soluzione per la pace, perché già il portare avanti, cioè già il fatto che noi abbiamo bisogno di un'alleanza per arrivare alla pace è probabilmente un espediente di guerra. Però allo stesso tempo mi rendo conto di come adesso sia fondamentale arrivare a dei gruppi che hanno bisogno di esprimersi senza scontrarsi. Anche
Noi abbiamo analizzato come prettamente le guerre esistano per delle differenze sociali, perché ci sono dei sottogruppi e quindi diversi stati, diverse culture e diversi costumi. Kant parla di una federazione etica in cui tutti i popoli che hanno degli ideali differenti coesistono senza sottomettersi oppure rifiutare la propria cultura. Se questo non dovesse essere possibile, si ricadrebbe una vera e propria monarchia universale. Monarchia universale che vede a capo un monarca che appunto governa su quello che è un vasto territorio. Inoltre, un altro, per così dire, non pretesto, ma una valida motivazione per quella della guerra, Kant sottolinea questa sotto il concetto di denaro, poiché fare una guerra è molto, molto costoso, è veramente complicato. Perciò il denaro dovrebbe essere, possiamo definire, un pretesto per evitare qualsiasi forma di guerra, ma è anche un modo per sottolineare come il desiderio di potere dell'essere umano sia così tanto grande anche da rifiutare questo concetto. Grazie. Siamo riusciti miracolosamente a stare addirittura nei tempi, e che per noi filosofi non è che sia sempre facile. E io voglio solo ringraziare veramente ognuno di voi ragazzi che avete partecipato e di cui ho visto appunto la partecipazione attiva, alcuni di più, altri di meno, come sempre accade, ma anche questo è importante, abbia comunque percepito dalla partecipazione degli altri l'importanza di ciò di cui si va a parlare. Io penso che sia un'occasione bellissima e quindi io ringrazio gli amici, Raimonda, Massimo per averci dato questa opportunità in occasione di questa giornata importante, perché io penso che la riflessione più importante sia il dialogo. Questa giornata ci ha dato la possibilità di incontrarci tra scuole che hanno specificità differenti ma gli stessi obiettivi formativi. In questo caso,